Ciao ragazze, benvenute. Questa sera parliamo di dupe di profumi. Parliamo di dupe di profumi perché è un argomento che interessa moltissimo e interessa naturalmente anche la sottoscritta. Perché? Perché quando c'è la possibilità di trovare una fragranza simile o molto simile alla fragranza che noi amiamo ad un costo molto più ragionevole rispetto a quella originale, naturalmente siamo tutte allettate dall'acquisto. Anch'io vado sempre, diciamo che non è che io sia una che va alla ricerca spasmodica del dupe. Però se mi capita di vedere, di entrare da qualche parte, di vedere un prodotto e mi si dice quello è il dupe di tale o di quello o di quell'altro, mi capita di annusare e magari anche di acquistare. Dunque, oggi parliamo di un profumo che è uno dei profumi proprio, secondo me, che ha spopolato, ha vinto un sacco di premi, che è Narciso Rodriguez Forever. Narciso Rodriguez Forever, che è stato addirittura creato da due nasi celebri, uno dei quali, una delle quali addirittura una propria adesso ha un proprio brand appartenente ai profumi di nicchia. Lasciando perdere il discorso dei profumi di nicchia, che a noi non interessa perché qui si sta parlando di dupe, parliamo appunto di questo Narciso Rodriguez. Narciso Rodriguez vanta moltissimi dupe. Penso che sia uno dei profumi che è stato assolutamente più riprodotto, più duppato, se si può dire, di sempre. Anche perché è un profumo che comunque sia, nonostante sia uscito nel 2003, è un profumo piuttosto comunque sia piuttosto ancora gettonato. Dunque, i dupe di Narciso Rodriguez. Ci sono diversi dupe, ad esempio di Diodema, piuttosto che di altre marche. Dunque, io in quale dupe mi sono imbattuta? Allora, originariamente io ho acquistato un profumo Avon che si chiama Avon Dreams. Questo profumo qua, Avon Dreams, è tra i profumi di Avon, tra quelli che mi ha colpito di meno. E quando io chiesi consiglio all'inizio, approcciandomi al mondo dei profumi Avon, mi fu detto: se ti piace il genere Narciso Rodriguez, prova questo. Io lì per lì provai questo profumo e non dissi tra me: ma Narciso Rodriguez di quando? Che Narciso Rodriguez? Tant'è vero che lo utilizzai veramente veramente poco questo profumo. Mi è capitato sovente di vedere però post su Instagram, articoli su blog, video su YouTube dove questo profumo veniva sempre accostato e paragonato al Narciso Rodriguez Forever. Tant'è vero che l'altro giorno ho tentato e ho detto: ora lo vado di nuovo ad annusare e sono andata a ripescarlo. Ora io lo spruzzo sulla cartina perché io ho già il mio profumo, quindi non voglio mischiare altre cose. Allora, questo profumo qui è un profumo fruttato, che viene definito fruttato, dolce, legnoso e muschiato. Nella testa ha la prugna, la pera e il bergamotto ed è stato proprio il motivo per cui io non ho amato subito questo profumo.
non ho amato subito questo profumo perché questo profumo qua ha in testa queste note fruttate di prugna e pera che a me non piacciono assolutamente. Io non amo moltissimo i profumi fruttati, soprattutto quando hanno questa apertura fruttata. Nel cuore ha la rosa, l'iris e il gelsomino, nella base del muschio animale, del cedro e della vaniglia. Quando l'ho riprovato l'altro giorno, l'ho annusato un pochino, non spruzzato direttamente, perché spruzzandolo direttamente voi non lo paragonereste mai e poi mai a Narciso Rodriguez, ma sono andata ad annusarlo così e ho detto, beh, un non so che di Narciso Rodriguez lo ha. Ma diciamo che per essere considerato, se viene considerato un dupe di Narciso Rodriguez, devo anche dire, dall'alto della mia ignoranza, che è un dupe mal riuscito, perché è un profumo che di Narciso Rodriguez ha poco e niente, soprattutto nell'apertura. Magari nel fondo si sente un po' più la somiglianza, ma sicuramente quando uno spruzza Narciso Rodriguez e spruzza questo non lo potrà mai e poi mai accostare come, come dupe di Narciso Rodriguez. Narciso Rodriguez ha come piramide olfattiva in testa il fiore d'arancio, lo smanto e il bergamotto. Nel cuore ha del muschio e dell'ambra, quindi non hanno nulla in comune neppure nel cuore. Nella base hanno in comune la vaniglia. Narciso Rodriguez ha anche la vaniglia, il vetiver e il patchouli, che lo rende proprio un profumo alla fine molto caldo, molto avvolgente, un profumo molto coccoloso, seppure a mio avviso è un profumo molto, molto femminile, è un profumo non particolarmente sensuale e raffinato, però è un profumo abbastanza femminile, un profumo giovanile. Se invogliamo un dupe di Narciso Rodriguez che gli sia più fedele rispetto a questo, perché questo ha proprio poco, poco, poco e niente di Narciso Rodriguez, io consiglio questo profumino qua, Fior di Magnolia Rose Touche. Questo si trova all'Eurospin. Questo appena voi, io di questo non ho trovato da nessuna parte le note e la piramide, anche se devo dire la verità, ad onore del vero, e concordo con una ragazza di cui guardavo il video oggi, leggere le note di un profumo sì, è importante, ma conta quella che è proprio la sensazione, l'impatto, la percezione che uno ha del profumo, anche perché evidentemente se questo l'hanno accostato a Narciso Rodriguez qualcosa, a qualcuno questo impatto comunque sia lo avrà dato. Questo profumino qua è un profumino che 100 ml costa veramente poco, costa sotto i 5 euro, si può comprare all'Eurospin. Questo profumo qua quando voi lo spruzzate si sente una grandissima botta d'alcol, ma subito immediatamente dopo lo potete accostare tranquillamente e paragonare a Narciso Rodriguez. Attenzione, è una versione, si può considerare una versione, un dupe di Narciso Rodriguez molto molto più leggero, non è persistente come il Narciso Rodriguez, non è corposo e pieno come Narciso Rodriguez, ma è un profumo, oserei definirlo un Narciso Rodriguez anacquato per certi versi, però gli si avvicina molto. Quindi qualora qualcuna fosse alla ricerca di un dupe di Narciso Rodriguez
e fosse orientata nell'acquisto di questo Avon Dreams, io glielo sconsiglio, perché di Narciso Rodriguez ha proprio poco, poco e niente. Ne ha molto di più questo qua, che è indubbiamente molto molto più somigliante. È un profumo che persiste, ma non persiste qua quanto il Narciso Rodriguez. Narciso Rodriguez ne bastano due spruzzate e sentite questo profumo. Questo qua, altro che due spruzzate. Questo, se si abbonda, si sente un po' di più. Ecco, io che sono abituata a non abbondare con i profumi, all'inizio, facendo due spruzzate, dicevo: mio Dio, questo scendo giù dal portone, non ne sa di nulla. Ci si avvicina però davvero davvero tanto. Anche da un punto di vista poi puramente economico, questo è veramente conveniente. Questo non è per niente conveniente. Ora io non ricordo il prezzo di questo, ma questo sicuramente supera i 10 euro. Questo non supera i 5 euro. Oltretutto, questo è 50 ml ed è addirittura uno dei parfum. Questo invece è 100 ml. Ora io non ci vedo perché sono cieca, non è che sono tante spiegazioni. O de parfum, anche questo c'è scritto qua davanti. Ripeto, non sono dupe fedelissimi di Narciso Rodriguez, so che ce ne sono tanti altri in giro. Chi però per l'ennesima volta mi è capitato di sentire un video dove questo veniva considerato un profumo simile al Narciso Rodriguez, no, ne ha proprio poco e niente del Narciso Rodriguez. Questo invece è molto molto più simile. Di questa linea qua, Fior di Magnoli, esistono anche altri profumi che sono, se non sbaglio, uno il dupe di J'adore e uno il dupe di Petit Robe Noir di Guerlain, ma non vi so dire esattamente quali siano di preciso. Magari, se mi capiterà, li proverò, li testerò anche quelli lì. Bene, detto questo, per qualunque domanda lasciatemi un commento sotto. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo video. Il video termina qui. Un bacio a tutte e buona serata.